da un progetto base standard di area industriale classica con i capannoni assemblati con il reticolo viario, stiamo cercando di portare un'area a diventare ecologicamente e economicamente sostenibile. Dipenderà molto da quali aziende verranno a stabilirsi. Quello che noi stiamo mettendo oggi sono i paletti necessari per andare avanti, per cui l'area deve rispondere a dei criteri ecologici, ambientali. Noi abbiamo completamente urbanizzato grazie a più finanziamenti della Regione Abruzzo, un finanziamento del governo Pace del 2003-2004 e un finanziamento della Giunta Chiodi. Grazie a questi contributi e al cofinanziamento del Comune di San Valentino è stato realizzato l'urbanizzazione, è stato realizzato tutto interrato, quindi non ci saranno cavi aerei, e i lotti sono pronti, sono 24 lotti di circa 1500 metri cada uno, ma sono accorpabili, quindi è flessibile la programmazione in funzione delle aziende che riterranno di insediarsi. L'obiettivo è quello di dare servizi ulteriori alle imprese, non fare una classica area artigianale fredda, ma fare in modo che le aziende che saranno in quell'area potranno godere di una sorta di certificazione ambientale, che è un altro obiettivo che vogliamo raggiungere, e quindi fare in modo che diventi nota non solo l'azienda, ma anche il sistema delle aziende che saranno insediate lì. Il Comune di San Valentino è il primo comune, forse d'Abruzzo, che ha abbracciato lo spirito della riforma della legge dei consorzi industriali. Io penso che questo è uno dei progetti da tenere in grande considerazione, sia perché è in linea con la progettazione regionale, sia perché è in linea con una voglia ed una grande progettualità che potrà riuscire ad attrarre le piccole e le medie imprese ad un'area che ha bisogno di sviluppo economico, quella è quella della Val Pescara. Noi siamo pronti a sostenere questa iniziativa non solo con il nostro Confidi, ma anche con la nostra associazione di categoria. Naturalmente bisognerà capire quali sono le compatibilità anche economiche, il momento è complicato, ma il fatto che quest'area sia un'area pubblica ci consente di essere anche tranquilli sul costo complessivo che questa operazione potrà avere per le imprese che pensano di insediarsi in questa zona. Il fatto che possano nascere attività produttive in loco, ma utilizzando ciò che anche l'area è capace di produrre.